Io sono particolarmente contenta di essere questa sera a Guidonia quasi liberata da un sindaco che portava evidentemente il suo destino già insito nel cognome, perché uno che si chiama Rubeis, insomma, prima o poi la fine era nota dove sarebbe andata a finire. E nonostante questo qualcuno qui lo ha votato, così come nonostante tante persone, tanti candidati sindaci di destra e di sinistra si sappiano esattamente chi li porta, quali interessi li muovono, quali saranno le nomine che faranno, quindi quali interessi privati garantiranno nella gestione della cosa pubblica, eppure c'è gente che questa gente continua a votarli e c'è gente che invece si tira indietro, evita di andare a votare, evita di impegnarsi, evita di indignarsi, perché ormai anche l'incazzatura per le cose che non vanno del tuo comune, la raccolta che non funziona, il nido che ti aumentano le tariffe, quando trovi posto per tuo figlio, i servizi pubblici che non passano, anche quello, ormai siamo diventati quasi zen praticamente, per non farci venire l'ulcera, non abbiamo neanche più la voglia di incazzarci di tutti i diritti e di tutti i servizi che si stanno togliendo, ci stanno togliendo, nonostante siano profumatamente pagati da noi. Ecco, l'importanza invece di riappropriarsi di questa sana incazzatura e della voglia che le cose cambino deve diventare il nostro faro nella quotidianità. Io capisco che fa fatica a un certo punto dire c'ho problemi al lavoro, ho litigato con la moglie, il bambino che piagna, la notte non mi fa dormire, la suocera che rompe, eccetera, cioè in più mi devo anche preoccupare di come viene condotto il mio comune. Però poi che cosa succede quando tu ti distrai e rimani chiuso nella tua casa col bambino che piagna, moglie con quelli di casa, la suocera con cui non vai d'accordo? Funziona che ti tolgono tutto. Allora hai i soldi delle tue tasse che invece di andare a fare servizi per te, invece di andarti a pulire la strada, a sistemare il marciapiede, invece di andarti a mettere le immondizie, a inserirle in un ciclo di recupero e quindi non buttarle in un inceneritore che poi ti respira, da cui poi ti usciranno le nanoparticelle che ti respirerai, che ti procureranno un simpatico tumorino, oppure verrà buttata in una discarica dove poi si decompone e va a inquinare la falda che ti procurerà un altro simpatico tumorino. Tutto questo invece di canalizzarlo in una voglia di capire che la cosa pubblica è anche cosa mia e che qualunque cosa succeda fuori dall'uscio di casa mia comunque mi ritorna. A Guidonia c'era una situazione che mi sono venuti a raccontare due ragazzi, insomma siamo tutti ragazzi, ormai io per 40 siamo comunque tutti ragazzi, e dove questa cosa, a parte il sindaco, era evidente. Cioè in Italia abbiamo ancora delle leggi che se solo venissero applicate funzionerebbero. La normativa anticorruzione, che è stata forse l'unica cosa per cui vale la pena aver subito Monti all'epoca in cui ce lo siamo ritrovato, è una normativa che dice se tu hai una posizione di conflitto di interessi non puoi andare a ricoprire un potere, una funzione pubblica che ti dà la possibilità di entrare in questo circuito del conflitto di interessi. Vi faccio un esempio che di questi giorni della Regione Lazio, adesso perché vedo David Porrello, del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Allora, nella Regione Lazio abbiamo una cosa, vabbè ce l'abbiamo in tutta Italia, però insomma nella Regione Lazio gestiscono un patrimonio molto consistente, un patrimonio immobiliare molto consistente, le cosiddette IPAB, che erano delle vecchie fondazioni, insomma delle opere pie, delle dame caritatevoli eccetera eccetera, a cui le persone facoltose lasciavano case, proprietà, terreni, e che adesso si sono trasformate in enti, parecchi anni fa si sono trasformate in enti di diritto pubblico e quindi gestiscono un patrimonio immobiliare che solo nel Lazio sono vale 2 miliardi e 2 miliardi e 3, stime prudenziali, poi hanno quadri di valore inestimabile, chiese, borghi eccetera eccetera. Una di queste IPAB è stato a capo di una di queste IPAB, che non è neanche la più grossa, è stato eletto come presidente una persona che per la normativa anticorruzione non poteva essere eletto, perché è una persona che ha una società con cui in Regione Lazio svolge le stesse funzioni che svolge questa IPAB, quindi assistenza agli anziani, a disabili eccetera eccetera, che dovrebbe svolgere l'IPAB perché è rimasta comunque una finalità benefica.
Zingaretti, prima, qualche mese prima, il nostro presidente di regione ha firmato il contratto con questo signore, con cui dava la possibilità a questo signore e alla sua azienda di fare affari con la regione Lazio, e dopo qualche mese l'ha nominato presidente dell'IPAB. Ecco, questo non è previsto, questo è vietato dalla normativa anticorruzione. Quindi il Movimento 5 Stelle è andato da Cantone e gli ha detto: signor Cantone, come siccome ha fatto il Movimento 5 Stelle di Guidonia con il prefetto e con Cantone stesso, esiste una legge, bisogna farla rispettare, ti segnaliamo che la legge è stata violata, ti diamo le pezze d'appoggio a farla violare. E quindi i nostri regionali dovrebbero, se Cantone si dà una svegliata, riuscire a far sospendere il presidente Zingaretti per 3 mesi, il potere di nomina del presidente Zingaretti sospeso per 3 mesi. È come se la legge dicesse a Zingaretti: non sei capace, fatte da parte e la prossima volta rispetta la legge che esiste. Quindi questa è l'importanza di fare rete poi tra di noi, perché quella volta siamo andati insieme dal prefetto, con i regionali da Cantone siamo andati insieme, quindi il movimento come il nostro non esiste per nient'altra cosa che riportare i cittadini ad amare la propria cosa pubblica e a farla sentire pezzo di cosa tua, diciamo cosa nostra perché a Roma butta male questo periodo, a Roma è parzialmente mafiosa, non so se avete visto, cioè la mafia si ferma sulla via tra la via Ostiense e la via del Mare, non so se questo per le nostre istituzioni, sì, la mafia balneare. Quindi poi vabbè, bisognerebbe anche aprire una parentesi su Mafia Capitale, ma un'ampia parentesi, quando il potere di andare a deliberare, a presentare una proposta di scioglimento appartiene a un ministro dell'interno, Angelino Alfano, che è segretario di un partito in cui un giorno sì e l'altro pure arrestano qualcuno, quindi cioè, diciamo proprio l'uomo giusto al posto giusto, direi, per difendere gli interessi loro. E quindi è questa l'importanza di un movimento come il nostro. Semplicemente fare rete tra cittadini onesti, far applicare buone leggi, farne di sempre migliori e far applicare quelle nuove che verranno fatte e farli rinnamorare i cittadini e farli passare un sabato pomeriggio anziché andare in un centro commerciale a fare shopping, insomma, a recuperare un po' di dimensione umana, stare qui, ascoltare delle altre persone come che in questo momento incidentalmente nella loro vita sono all'interno delle istituzioni e cercano di voce di altri cittadini lì dentro. Io passerei la parola agli altri miei colleghi che vengono dalla regione o dall'Europa, non so, ditemi un po'.